Oggi parliamo di una delle malattie psichiche, mentali, fra le più importanti e fra le più dolorose per chi ne soffre, anche se evidentemente non c'è una classifica in questo ambito, però l'esperienza della depressione nelle persone che la vivono e anche delle persone più vicine è sicuramente una delle più dolorose e devastanti, perché si inserisce o si manifesta tante volte senza una spiegazione, senza un motivo apparente, senza una preparazione di alcun tipo. Cosa vuol dire depressione? Il termine depressione che noi usiamo, che la psichiatria usa e che le persone anche usano abitualmente, bisogna dire è un po' fuorviante, perché depressione vuol dire essere giù di morale, per essere molto semplici, e questo può capitare a tutti. Molte persone vivono dei momenti di depressione che non sono però la malattia depressione. Pensiamo alla cosa più frequente, quando noi perdiamo qualcuno di molto caro, o anche quando riceviamo la diagnosi di una malattia che vediamo ci cambierà la nostra vita, che sia a livello neurologico, oncologico. Una reazione depressiva è assolutamente normale. Oggi è assolutamente normale, non perché sia giusto, ma perché è normale che ci sia una reazione depressiva anche quando si perde il posto di lavoro. Quindi c'è una dimensione che noi definiamo depressione non patologica, non legata alla malattia depressione. Questo è importante dirlo, perché ha delle conseguenze sul come comportarsi, cioè la depressione legata a un lutto, legata alla perdita di un posto di lavoro, legata a altri problemi ben consapevoli, di solito può essere superata elaborando la perdita del lutto, cercando di reagire a questa situazione, e più delle volte questo avviene. Noi tutti abbiamo avuto, credo, nella nostra vita dei momenti di depressione più o meno lunghi, da cui ne siamo usciti forse anche più rafforzati perché abbiamo superato la prova. C'è invece una depressione che diventa malattia, da cui una persona da sola è difficile che ne esca, e dove ci si rende conto che va al di là di quanto è normale. Può succedere anche nei casi di perdita di una persona, che una depressione da quello che è normale, quello che ci si può attendere normalmente, ci si rende conto che non è più così normale, per l'intensità della sofferenza, per la durata di questa sofferenza. Quindi entriamo nel campo della depressione malattia, e come detto il termine depressione è un po' fuorviante, perché sembra che sia solo questo abbassamento del tono dell'umore. La depressione vuol dire che il tono dell'umore si abbassa, che la persona vede le cose sempre più nere, non vede vie di uscita, non vede vie di scampo. Un altro aspetto che è altrettanto importante è quello della perdita del piacere delle cose. Ci sono molte persone, soprattutto gli uomini, che non accettano l'idea della depressione, ma loro segnalano soprattutto: non ho più voglia di andare a vedere la partita di calcio, non ho più voglia di leggere il giornale, non ho più voglia di uscire a cena con mia moglie, eccetera, eccetera. Quindi questo piacere che non c'è più è altrettanto importante della diminuzione del tono dell'umore. Ecco, quindi abbiamo cercato di separare la depressione normale che troviamo in diverse situazioni della nostra vita e che di solito superiamo e che di solito ci porta anche a crescere, e la depressione malattia, che diventa invece qualcosa che impedisce di crescere, che porta a regredire, a ritornare. E le depressioni più gravi portano proprio la persona, ad esempio, a non uscire più dal letto, di rimanere a letto tutto il tempo. E anche qui è un'osservazione che dobbiamo fare: spesso questo non viene compreso, il depresso non è così compreso dalle persone che gli sono vicine e dalla società. Sembra quasi che non faccia lo sforzo che deve fare per reagire. Le osservazioni spesso, in buona fede, dei familiari, dire: ma reagisci, ma usciamo assieme, andiamo a fare una passeggiata. Tutte queste cose sono sicuramente giuste, ma una persona che è veramente depressa, che ha la malattia depressione, non riesce più a farlo. E tanto più noi insistiamo in questa fase a stimolare, a fare qualcosa, tanto più questo porta la persona a sentirsi ancora più ammalato, perché non riesce a fare quello che i suoi cari vorrebbero che si facesse.
quindi è importante riconoscere la serietà, la gravità della depressione da parte dei familiari e non cadere nella trappola di stimolare eccessivamente, almeno in una fase grave, questo tipo di disturbo.